Tutti i nodi vengono al pettine prima o poi. Il 20 maggio è vicino e la situazione non è così tranquilla come molti vogliono fare credere. Inoltre, Franco Ordine mette alle strette colui che ha creato i calendari della Serie A. Tutto questo dopo la sigla. Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata del Calcio Secondo Giovanni. Vi ricordo di mettere un like al video, vi ricordo di iscrivervi a DNA Rosso Nero TV. Ecco qua il mio micione. È completamente gratuito, basta cliccare su iscriviti e attivare la campanella. In questo modo sarete sempre aggiornati su tutto ciò che riguarda il Milan, in tempo reale, alcune volte anche in anteprima, attraverso le nostre rubriche giornaliere, attraverso le nostre dirette di martedì e giovedì sera e attraverso le nostre pre e post partita di tutte le partite del Milan. Vi ricordo che potete rimanere in contatto con noi attraverso la chat durante il video e a fine video nei commenti e cercherò di rispondervi come al solito il prima possibile. Continuo a ringraziarvi per il grande seguito che avete dimostrato nei miei ultimi video, quindi vi esorto a continuare a fare altrettanto. Mettete un like appunto se vi piace e adesso iniziamo subito con le notizie di oggi. Allora, partiamo subito dal Milan. Milan che attualmente è diciamo, in pausa e riposo, domani dovrebbe iniziare a riprendere gli allenamenti per chi è rimasto a Milanello. Nel frattempo si sa che il nuovo campionato inizierà il 17 agosto, ci saranno tre turni di campionato, dopodiché ci sarà l'ennesima pausa per le nazionali, per la Nation League. Il Milan quest'anno preparerà, come lo scorso anno, il campionato negli Stati Uniti con un torneo in cui parteciperanno sia Manchester City, Real Madrid e Barcellona. La prima partita sarà il 27 luglio con Manchester City a New York, il 31 luglio contro il Real Madrid a Chicago e il 6 agosto contro il Barcellona a Baltimora. Sappiamo che non piacciono a tutti questi tournée estive, fra cui anche il sottoscritto, però per il solito discorso di soldi vengono mai fatte tutte le squadre, anche se una preparazione più tradizionale forse sarebbe meglio, anche per preservare tutti, diciamo, gli atleti da eventuali infortuni. Altre notizie sempre riguardanti il mondo Milan riguardano una diciamo, petizione che è stata diciamo, esposta al Parlamento europeo, petizione verde, dei Verdi, dell'associazione Green Sandu, con appoggio anche di esponenti del PD, in relazione diciamo, allo stadio di Milano, chiedevano la non costruzione dello stadio di Milano in quanto avrebbe rovinato una risorsa verde come il Parco Agricolo Sud di Milano. Ebbene, allora, sinceramente, oggi ho postato sul nostro gruppo Facebook, DNA Rosso Nero TV, potete andarlo a vedere tranquillamente, delle immagini che il cittadino, che è un giornale della zona dell'Interland milanese, diciamo, ha raccolto appunto nella zona in cui il Milan dovrebbe fare lo stadio. Ebbene, questa immagine si vede dei campi incolti, si vedono aree di spaccio sbandati in giro, oltre che rifiuti. Questo è il Parco Agricolo Sud di Milano, nella zona di San Francesco. Quindi, allora, se ci volete prendere in giro va bene, ma non venitemi a dire che quella è una risorsa verde, perché di verde quello non ha più niente. Ci sono calcinacci, ci sono residui di case abbattute, c'è un'area di servizio dismessa con tutta una gente attorno che fa spaccio. Quindi questa sarebbe la zona da preservare, secondo i Verdi, secondo alcuni esponenti del PD. Andatevela a vedere. Infine, Milan Blue Sky, più che altro Elliott Blue Sky, ennesimo scontro, questa volta in Lussemburgo, nella Valle di Giustizia di Lussemburgo, in cui Elliott chiederà l'incriminazione di Blue Sky per ricatto ed estorsione, perché ha formulato accuse calunniose e diffamatorie al fine di avere concessione superiore ai diritti contrattuali. E per questo si configurano reati di ricatto ed estorsione, per cui appunto Elliott chiederà la condanna a Blue Sky. Ricordatevi chi è Blue Sky. Blue Sky fa capo a due personaggi che detenevano il 4,7% delle quote del Milan, che furono liquidati da Elliott prima della vendita a Red Bird, dopodiché, quando fu venduta a Red Bird, sono venuti fuori chiedendo un maggiore diciamo, incasso delle loro quote,
come vi dissi già a suo tempo nel luglio del 2021, non gli sarebbero spettate. Ha fatto causa Blue Sky ad Elliott in varie zone, a Hong Kong, negli Stati Uniti e adesso in Lussemburgo. Hong Kong e Stati Uniti ha perso, pagando anche le spese legali. Quindi vedremo, però penso che anche questa terza situazione andrà nello stesso verso. Veniamo poi a. Lascio le ultime due notizie per ultimo. Allora, una specie di scontro, Franco Ordine e Butti. Butti è dirigente della federazione che è responsabile dello stilare dei calendari, ex dirigente dell'Inter, del CDA dell'Inter, tanto per dire le cose come devono essere dette. E Franco Ordine ha detto che lo scorso anno il calendario è stato netto, cioè quest'anno è stato nettamente a sfavore del Milan, perché nessuno ha fatto 3 partite in 11 giorni come Milan, nessuno ha trovato le 6 squadre migliori nelle prime 10 partite, e poi potrei dire tante altre cose, insomma, le varie partite fatte con poco riposo da una partita di Coppa e la partita di campionato, anche ultimamente abbiamo visto. E Butti si è trincerato dicendosi che c'è colpa, è il computer, questo sistema che è molto particolare, molto professionale, che deve tenere conto di un sacco di limiti, Gran Premio Formula 1, le maratone, quello, e quindi diciamo, alcune cose purtroppo sono successe perché ci sono queste limitazioni e questo algoritmo diciamo, non ha potuto svolgere al meglio la propria funzione proprio perché ci sono questi tanti paletti che hanno impedito diciamo, questo. Casualmente questo è toccato a Milan, non all'Inter. Casualmente ho visto anche le prossime partite che sono state, qui oggi sono stati dati i punti orari. Derby si è spostato al lunedì alle 20:45 perché finalmente qualcuno ha capito anche nel Milan che se giochiamo con la Roma giovedì, probabilmente domenica sera forse è un po' troppo presto per giocare una partita come il derby, e quindi si è spostato al lunedì. Le altre 2 partite con Sassuolo e Lecce, logicamente giochiamo una del sabato con il Lecce alle 15 e l'altra la domenica alle 15. E l'Inter continua ad essere la 106esima partita a non giocare alle 15 domenica. Anche questo un giorno ce lo spiegheranno, perché se un calendario deve essere equilibrato, tutti dovrebbero essere messi più o meno allo stesso livello. Il più o meno per quest'anno quantomeno non è esistito per quanto riguarda il Milan. Ma veniamo a quella che è la notizia più succosa del giorno. Vi ricordate qualche tempo fa, un mesetto fa circa, in cui la Gazzetta in particolar modo, Lancia e Resta, diceva che ormai era fatta per l'accordo, diciamo, del posticipo della scadenza del prestito di Oaktree a Zhang, i famosi 375 milioni, che con un piccolo aumento di un tasso di interesse sarebbe stato prolungato di altri 2 anni. E semmai, appunto, Zhang avrebbe dato i 100 milioni di interesse nel frattempo e poi eventualmente avrebbe saldato successivamente. Ebbene, oggi Corriere dello Sport. E notizia ripresa da Calcio e Finanza, ma anche dal sito FCInter1908.it, quindi non sicuramente un sito del Milan. Ebbene, queste sicurezze non ci sono più. Anzi, sembra proprio che Zhang sia con l'acqua alla gola, perché Oaktree sembra che non sia convinta di rinnovare il prestito, né con interessi 15%, né avendo i 100 milioni di interessi subito, né addirittura con l'ultima, vedete, finita l'all-in da parte di Zhang, cioè l'unica ultima proposta quasi capestro, avrebbe accettato anche un 20% di interesse sopra. Considerate quindi praticamente di avere circa 60 milioni di interesse solamente sul prestito Oaktree. Abbinato questo a un bond di 420 milioni, in cui viene dato credo un 6-7% di interesse, che sono altri 20-30 milioni, quindi costano 80-90 milioni solamente di interessi. Ebbene, Oaktree sembra che abbia detto no, perché ha paura che l'Inter nel frattempo si svaluti, anche perché poi io penso che non veda poi come Zhang riesca fra 2 anni a chiudere il debito, no, perché per chiudere un debito bisogna chiudere i bilanci in positivo, ma largamente in positivo se devi dare 270 milioni in 2 anni. E
Questo l'Inter non lo fa perché sono stati tutti esaltati lo scorso anno per aver chiuso un bilancio col passivo di 80 milioni, passivo meno 80 milioni, non più 80 milioni, meno 80 milioni. Quest'anno dicono che il 30 giugno sarà meno 40, ma sempre meno sono. E quindi diciamo, questa sembra la notizia che è apparsa oggi su Corriere dello Sport, ma poi ripresa appunto da anche testate importanti come Calcio e Finanza, per cui sembrerebbe che il 20 maggio Oktri prenda possesso dell'Inter. Oktri sapevamo che all'inizio non voleva nemmeno l'Inter, però probabilmente è stata costretta, visto che non c'è possibilità che Zhang ridia indietro il prestito, quantomeno con l'Inter probabilmente riuscirà a trovare un compratore, forse a 500-600 milioni, forse quindi guadagnandoci anche, e poi sarà al compratore riuscire a far tornare il bilancio, perché considerando che c'è un bond di 420 milioni sopra, su cui si paga interessi, che ci sono passivi tutti gli anni, penso che ci sia una prospettiva di anni non proprio facili per i nerazzurri. Questo per rispondere anche a tanti interisti che mi hanno interpellato in questi giorni, pensando che io mi raccontassi le novelle. Non l'ho detto io, come tutte le notizie che sto dando non lo dico io, ma sono ripresi da giornali, da fonti giornalistiche accertate. Logicamente, tante volte si preferisce meglio mettere la testa sotto la sabbia a mo' di struzzo piuttosto che interessarsi delle cose e capire delle cose. È banale che un fondo come Oaktree, che ti dà 275 milioni a un tasso di interesse del 12%, che già a quei tempi era alto, non vedendo possibilità da parte di chi ha ricevuto il prestito di riavere indietro i soldi, non pensa minimamente a dare un'ulteriore proroga, ma pensa anzi di prendere a questo punto ciò che è stato dato impegno, cioè l'Inter con tutti i vari diritti televisivi, stemmi, eccetera, eccetera, e cercare di guadagnarci attraverso una sua vendita. Questa è la notizia, secondo me, principale del giorno. Questo è quello che io sto dicendo da tanto tempo e sta avverando. Vedremo poi se effettivamente cadrà così, però. Se vi ricordate, tutti i fondi americani che cercano di comprare l'Inter, PIF voleva comprare l'Inter, Oaktree si era accordata, entro dicembre, entro febbraio, siamo a quasi fine marzo e l'accordo non c'è. Questo, se avvenisse, logicamente andrebbe a rivoluzionare tutto ciò che sono anche i rinnovi, perché una nuova società non la vedo molto incline con dei bilanci da ripianare a dare stipendi di 10 milioni, esempio a Lautaro Martinez, che poi sarebbero 20 lordi circa, 8 a Barella, così. Quindi se questo accadrà, io continuo a sottolineare sì, perché comunque ancora non è successo, di conseguenza è giusto dare l'ipotetico dubbio se ci saranno dei grossi problemi per l'Inter. Vedremo un po'. Io, come dicevo, sto facendo il conto alla rovescia. Oggi siamo ovviamente a meno 61, che sono i giorni che mancano alla scadenza del prestito. Ci sono poi, invece siamo a meno 41 per quanto riguarda invece la prelazione sul terreno a Rozzano. Vedremo se l'Inter effettivamente per il nuovo stadio ha detto il vero. Fra sul serio, poco più di un mese ci vuole per comprare il terreno di Rozzano, così come ha fatto il Milan a San Donato, altrimenti questo sarà un ulteriore campanello d'allarme che è molto, molte chiacchiere, ma poco distintivo, come diceva Robert De Niro in un film famoso. Per oggi abbiamo finito. Vi ricordo, se vi è piaciuto questa mini, diciamo, questi mini report, mettete il like. Lasciate commenti se vi va, io vi auguro una buona notte a questo punto e vi do appuntamento a domani alle 14:30 col mio nuovo video. E poi domani sera alle 22 la diretta di DNA Team. Ciao a tutti, buonanotte e forza Milano da Giovanni.